Eccoci, benvenuto di nuovo all'interno della mia miniserie di tutorials dedicati alle canzoni più belle in circolazione. Le suoniamo in maniera semplice con il flauto, ma puoi seguire queste lezioni anche con qualsiasi altro strumento, visto che vedremo insieme sullo schermo le note che eseguiamo. Il brano di oggi è la famosissima sigla della famiglia Addams e prima di vederne le note ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube. Lezioni di flauto per tutti e a visitare poi il mio sito internet lezionidiflauto.it dove trovi oltre agli articoli sul flauto dolce anche tutti i miei corsi e tutti i miei metodi per il flauto dolce, il flauto traverso, il flauto di Pan. Insomma, scoprirai davvero un sito dedicato interamente a questo meraviglioso strumento che è il flauto. Cominciamo subito a vedere le note della famiglia Addams. Per suonare questa sigla ho deciso di adottare la tonalità di Do maggiore, però dobbiamo suonare anche una nota alterata che è il Do diesis sulla seconda ottava che otteniamo chiudendo soltanto i primi due fori e togliendo il pollice dal foro del portavoce. E che altro dire? Dovremo suonare anche il Do basso, quello con tutti i fori chiusi, perciò facciamo attenzione perché se usiamo troppa aria su questa nota bassa rischiamo di farla fischiare. Dipende un po' dal modello di flauto che hai. Questo è un buon flauto in legno di ulivo e mi lascia più spazio perché ha più tolleranza riguardo all'emissione dell'aria. Se utilizzi un flauto di plastica devi fare più attenzione perché ha meno tolleranza e quindi devi dosare esattamente l'aria necessaria per ottenere le note più gravi come il Do e il Re. Cominciamo subito dalle prime frasi. Partiamo dal Sol. Una scalettina Sol La Si Do. Poi per fare la parte ritmica, quindi rendere ancora più riconoscibile la canzone, poi questa è la prima parte. Poi c'è la parte che va un po' più in alto. Facciamo ancora la parte ritmica. Poi continua. Quindi il brano non è difficile, dobbiamo solo fare attenzione alla nota Do grave e al Do diesis sulla seconda ottava. Sicuramente se suoni questa sigla in questa maniera potrai rispondere immediatamente alla domanda: ti ricordi come fa la sigla della famiglia Addams? Io ti invito a divertirti con il tuo flauto e ti do appuntamento alla prossima lezione, al prossimo mini tutorial con la prossima canzone. Ci vediamo molto presto, ciao!